dovuta a nuove aree di sprobbio abitativo legato alla necessità del migliore ugualmente, del vivere meglio, vivere laddove diciamo, la città è meno congestionata, le case si rarefanno, quindi è un concetto legato a vivere in emanzia sempre sostanzialmente, ma anche a nuove aree diciamo, terziarie o industriali. La crescita di aree industriali, anche questa è giustificata, o di terziarie, quali possono essere shopping mall, centri commerciali, multisala e quant'altro. È legata alla popolazione? No, è legata a un motivo economico, a questa nuova area industriale, area terziaria, nemmeno, perché le città, secondo il rapporto RUR Censis, sono città che tendono ad un riallineamento per loro italiano, quindi non c'è una variabile produttiva che cresce e quindi sostanzialmente anche da quel punto di vista non si vedono nessun segnale diciamo, che possa far pensare a diciamo, un'industrializzazione delle aree. Appunto stiamo parlando di aree marginali, come dicevo. Comune di Avellino, diciamo la stessa cosa, una misura, vado veloce perché penso che è abbastanza, come? 2 minuti, ecco, quindi volevo arrivare a delle conclusioni e non perdermi. Comune di Avellino sostanzialmente, giusto perché, anch'esso in una fase di disurbanizzazione e comunque vede aumentare il proprio edificato alle industriali e così via. Alle industriali sono quelle, diciamo, barra di blu e aree di sprawl di quelle edificazioni che dicevo. Pertanto comune di Battipaglia a Vallo Veloce, motivi di una nuova edificazione, sempre lo stesso, comune di Battipaglia a 465 metri quadrati per ogni nuovo abitante in 7 anni. Qual è il problema di queste, quali sono le problematiche che abbiamo affrontato in questa analisi? Anzitutto le codifiche di questi dati. Grandi problemi sulle codifiche ISTAT. I dati ISTAT, e abbiamo avuto anche una certa interlocuzione con l'ISTAT, diciamo, hanno una discreta approssimazione a livello di sezione di censimento. Vi farò vedere dei casi. Sostanzialmente l'ISTAT dice che è un problema dei comuni, perché demanda ai comuni dagli strumenti la possibilità di cambiare, ma insomma, allora. In quest'area diciamo, sono sovrapposte le popolazioni al 2001 e al 2011, si nota a un certo punto che tutta la popolazione ricade nella diciamo, sezione grande e viene posto zero nelle sezioni piccole. Chiaramente non è plausibile, è un errore di aggregazione dei dati. Oppure questo caso, per esempio questo palazzo, tra il 2001 e il 2011 la popolazione ricade nella sezione a nord 110 e 0 nel 2001, nel 2011 nella sezione nord 14 e nella sezione sud 102. Evidentemente lo stesso numero civico una volta viene fatto ricadere da una parte e una volta dall'altra. Così come sulle CDR, grandi problemi sulle codifiche, individuazione esatta se è un nuovo edificio, non è un nuovo edificio vecchio, spesso c'è incertezza. Allora, diciamo, nonostante il buon riscontro della classificazione che ha dovuto farci dare anche dei correttivi manuali, naturalmente si chiede che all'Istat sostanzialmente o di pubblicare i dati disaggregati del numero civico in modo che possano essere aggregati diciamo, a proprio piacimento, oppure di rendere delle nuove subaree di censimento omogenee che non variano nel tempo e che con dati più attendibili. Allo stesso modo c'è questa integrazione tra i dati ISTAT e i dati delle regioni. Le CTR non possono diciamo, avere una diciamo, scadenza temporale troppo dissimile da quella che c'è sulla popolazione, perché nel complesso le zonizzazioni della relazione tra questi periodi dati è buona, quindi un miglioramento dei dati di base porterebbe certamente un migliore risultato. Chiedo scusa se mi sono dilungato eccessivamente. Grazie. Passo subito la parola a Elisabetta Tricolli dell'Università di Udine, il suo paper è intitolato Indici spaziali per l'analisi dei pattern del consumo di suolo, e incontriamo più nella parte quindi di valutazione degli impatti del consumo di suolo e delle possibili politiche di compensazione e di mediazione ecologica.
pubblicazione di, diciamo, di una selezione di indici spaziali proprio per analizzare il pattern di consumo di suolo in due aree della provincia di Udine. Appunto, guardando i dati del Friuli Venezia Giulia sul consumo di suolo e confrontandoli con le altre regioni, vediamo che Friuli Venezia Giulia, in termini percentuali sulla superficie amministrativa, non è la regione che ha consumato più suolo, però se andiamo a rapportare questo consumo per il numero di abitanti e confrontiamo questi con il, per esempio con alcune regioni del nord Italia e anche con i dati italiani e europei, vediamo che effettivamente risultano dei valori abbastanza alti. I valori alti derivano anche dal fatto che in Friuli Venezia Giulia ci sono molte aree militari come in Sardegna, e quindi usando delle cartografie d'uso del suolo il dato viene, come dire, in parte risente di questo. Però se noi guardiamo i treni dal 1990, appunto nel grafico, al 2006, vediamo che comunque ci sono incrementi di consumo anche se non c'è stato incremento di aree militari. Quindi c'è effettivamente un incremento che deriva molto anche da aree residenziali e commerciali. Il tutto anche considerato che, guardando appunto il grafico della popolazione sottostante, il numero di abitanti in regione dal 1990 in poi è andato diminuendo o incrementato di molto poco. Inoltre, da uno studio Molan che è stato fatto qualche anno fa, risulta, è uno studio che è interessato di una campione di città europee, risulta che nelle aree di Udine e Pordenone, che erano state selezionate come, diciamo, città insieme ad altre, e la maggior parte delle aree residenziali si caratterizza per essere un'area residenziale a bassa densità. Infatti vediamo appunto qui la freccia, non c'è un direttore? Vediamo appunto la freccia sul grafico sotto, che mostra dove si posizionano Udine e Pordenone rispetto ad altre città europee, quindi con un'alta percentuale di edificato a bassa densità rispetto al totale delle aree residenziali. Ovviamente il tipo anche di crescita urbana è molto dipendente dal sistema di pianificazione, e nelle due figure, appunto, vedete nella parte in alto c'è un'area inglese e mostra appunto la città di Luton, come per esempio i bordi della città sono molto ben delineati, non ci sono sfrangiamenti, anche perché c'è la politica delle Green Belt, per esempio, viene applicata in Inghilterra, mentre nella zona sottostante, l'area tra Pordenone e Sacile, si vede come appunto i margini urbani tendono a essere abbastanza sfrangiati, tendono a verificarsi anche delle situazioni di connessione tra le urbane vicine, e come vedete anche in molte zone della pianura padana, nella figura in basso a destra, si notano per esempio anche delle conurbazioni lineari, cioè dello sviluppo anche nella regione Friuli Venezia Giulia delle aree residenziali e delle aree urbane, soprattutto lungo la viabilità principale. Ovviamente la crescita urbana struttura fortemente il territorio, frammenta anche le aree agricole e aree naturali, e quindi fondamentalmente può essere interessante anche utilizzare degli indici che vanno ad analizzare proprio la struttura e i cambiamenti della struttura del territorio, in particolare delle aree urbane, delle aree agricole e delle aree naturali. Quindi l'obiettivo di questo lavoro è proprio questo. L'idea di utilizzare degli indici che noi chiamiamo spaziali sull'analisi dei pattern di consumo di suolo è stata derivata dall'ecologia del paesaggio, cioè questi sono degli indici che sono stati utilizzati anche in ecologia del paesaggio. La differenza è che nell'ecologia del paesaggio vengono utilizzati soprattutto per l'analisi delle aree naturali, per analizzare la connessione delle reti ecologiche, quindi per mettere in relazione il valore di questi indici con un aspetto funzionale, no? A determinati processi ecologici. Invece, soprattutto negli Stati Uniti, in Asia, dove ci sono stati grossi problemi di sprawl, e anche adesso si è iniziato in Spagna e in Portogallo, per esempio in Algarve, ci sono state delle applicazioni di questi indici che sono finalizzati soprattutto ad analizzare la struttura
diciamo, delle aree urbane o la struttura anche, diciamo, del mosaico territoriale, proprio in relazione alla, diciamo, ai sistemi di pianificazione, e anche per andare ad analizzare come nel tempo varia la forma delle aree urbane, in particolare anche in zone che sono stati molto utilizzati nelle fasce periurbane, per esempio, per andare ad analizzare come cambiavano le aree periurbane o come cambiavano proprio come cambiava la forma delle aree urbane nel tempo. In questo senso, con questi indici si va ad analizzare sia la composizione, cioè la struttura del territorio, la struttura di una classe, che può essere di aree urbane, viene data da due componenti, la composizione e la configurazione, dove per composizione si intende la quantità, diciamo, la proporzione di ogni tipologia di classe, per esempio aree urbane e agricole, nel territorio che si considera, e anche il numero di classi, cioè la varietà delle classi, no, presenti. Per configurazione invece si intende soprattutto la posizione, l'orientamento, la forma, che può essere appunto delle singole tessere di una classe, che può essere una classe di aree urbane o agricole. Quindi vedete qui le due aree di studio, si è utilizzata si è partita da una carta data da Smola del 2000, assolutamente molto carente per fare un tipo di studio come questo, ma purtroppo la più recente è disponibile in Regione Friuli-Venezia Giulia, perché noi non siamo dotati di una cartografia dell'uso del suolo a scala 1:10.000, ma questa è una carta purtroppo a scala 1:25.000. E infatti sarebbe stato interessante fare un'analisi di questo tipo sui singoli comuni, ma non è stato possibile a causa della bassa risoluzione della carta. E la carta comunque è stata riclassificata, vedete nell'area di destra c'è la zona della conurbazione udinese, nell'area di sinistra una zona rurale del San Daniele, se penso che tutti voi conosciate il progetto di San Daniele, quindi insomma è una zona che si connota soprattutto per dei valori di tipo soprattutto agricolo e ambientale. E sono state classificate le classi della carta in 5 classi, appunto aree urbanizzate, reti, aree agricole, aree bosco e aree umide. Qui presento per questioni di tempo i risultati soprattutto sulle aree urbane, perché dell'analisi sulle aree urbane. La metodologia ha previsto chiaramente l'integrazione all'interno della carta delle reti di trasporto, delle reti stradali, perché chiaramente in questo senso queste vanno a influire fortemente sull'aspetto della frammentazione sia delle aree agricole che delle aree naturali. L'analisi si è concentrata appunto su che cosa? Sull'andare a analizzare come variavano i valori degli indici soprattutto per ogni categoria di uso del suolo. Per questo tipo di analisi chiaramente vedete gli indici variano, perché se guardate per esempio la figura che è a nord di Udine al di sopra, in rosso vediamo la crescita urbana, vediamo che ovviamente se la crescita avviene, diciamo, è di tipo compatto, chiaramente gli indici, per esempio immaginiamo un indice come quello che è stato usato della lunghezza dei bordi delle aree urbane, andranno a risentire di questo. Se invece la crescita sotto si sviluppa in modo, diciamo, come conurbazione lineare e lungo la viabilità, chiaramente gli indici vanno a rilevare questo tipo di differenza, no? L'importante comunque nella scelta degli indici è scegliere degli indici che non sono correlati, perché molti di questi indici sono, diciamo, correlati, quindi in questo caso è stata fatta anche uno studio precedente, un'analisi di correlazione degli indici per escludere quelli che erano correlati. Poi l'importante è che quando si applicano gli indici per confrontare aree diverse, come nel nostro caso che possono avere superfici diverse, devono essere scelti degli indici che sono indipendenti dall'estensione dell'area, cioè che non risentono del fatto che due aree possono avere un'estensione diversa.
Inoltre, per fare dei confronti temporali, come in questo caso, sono stati calcolati gli indici al momento zero e successivamente appunto al momento diciamo tipo 1, che nel nostro caso era l'anno 2000, quindi è stato fatto un raffronto fra la struttura del territorio negli anni 50 e la struttura del territorio nel 2000. Diciamo che ecco, gli indici selezionati sono stati applicati, tutti gli indici, a ogni categoria di uso del suolo e praticamente vedete che quindi sono state applicate alle aree urbanizzate, alle reti, alle aree agricole e così via. Gli indici erano finalizzati al diciamo, studio della composizione del paesaggio, quindi si è scelta la percentuale di ogni classe che occupava il territorio. La percentuale che occupava il territorio, l'area diciamo, più grande in ogni classe, la densità delle aree, l'area media, la distanza diciamo, tra le tessere più vicine della stessa classe, cioè la media, scusate, della distanza tra tessere più vicine della stessa classe, e poi diciamo un ultimo gruppo di indici, fra cui appunto l'indice si chiama l'indice IJI, si chiama Interspersion Index, che mostra appunto nella figura, è un indice che mostra il rimescolamento in pratica, quanto sono interconnesse tra loro le classi. L'indice è più alto, vedete, quando le classi sono molto ben diciamo, interconnesse tra di loro, diventa più basso quando invece le classi tendono a essere meno interconnesse. Poi la densità dei bordi, vedete, e la media, diciamo, la variazione della dimensione dell'area intorno alla media. Adesso appunto illustro soltanto gli indici per le aree urbane, allora che cosa ci mostrano quindi gli indici? In pratica, per quanto riguarda le aree urbane, sono quelle che con le aree agricole hanno avuto le maggiori dinamiche, in pratica, i maggiori cambiamenti. La percentuale appunto di aree urbane nella zona di Udine è aumentata in modo considerevolmente superiore, circa l'11% rispetto alle aree all'area rurale. Per quanto riguarda la Large Patch Index, in pratica abbiamo questo aumenta, cioè vuol dire che l'area urbana più grande presente negli anni 50 è aumentata molto di più nella zona del San Danielese, e infatti vediamo il comune di San Daniele a nord-ovest rispetto all'area più grande dell'area udinese, che è l'aeroporto militare di Campoformido, che non è aumentata proporzionalmente. Per quanto riguarda poi aumenta la densità delle aree urbane, quindi vuol dire che aumenta il numero e aumenta anche la loro area media, ma questo soprattutto in modo, come si può immaginare, molto più in modo molto più evidente nell'area udinese. Quello che comunque si vede è che la distanza media tra i singoli nuclei urbani va a diminuire, e questo vuol dire che nascono dei nuclei urbani nuovi oppure che si ingrandiscono dei nuclei urbani esistenti, ma la diminuzione avviene in modo molto più elevato, cioè l'indice ENN diminuisce in modo molto più evidente nelle aree rurali, e questo perché, come vedete nell'area di sinistra, quei puntini rossi che si vengono ad evidenziare esattamente come isole lungo la viabilità sono quelle che poi inserendosi vanno a diminuire l'area media tra le aree esistenti. Inoltre appunto l'indice IJI è un indice appunto di interspersione, in pratica di rimescolamento, ci dice quanto sono intersecate le varie aree tra di loro. È cresciuto molto di più nella zona udinese, perché se voi guardate nella fascia periurbana di Udine ci sono tutte queste aree che si intersecano in modo abbastanza quasi omogeneo con le aree agricole, no? Quindi dimostra un rimescolamento delle classi all'urbana agricola molto più evidente, come anche aumenta molto di più l'immagine delle aree urbane. Adesso finisco. Una cosa interessante è che, per esempio, l'ultimo indice, che è la variazione, è un indice di variabilità nella dimensione delle aree urbane,
mentre nell'area udinese scende, descende, nell'area rurale sale. E quindi questo che cosa ci dice? Ci dice che probabilmente nell'area udinese c'è stata una, diciamo, diminuzione della variabilità nella dimensione delle aree urbane, quindi fondamentalmente i centri minori sono andati ingrandendosi, mentre i centri che già erano consolidati negli anni 50, per esempio Udine, è cresciuto ma non, diciamo, non proporzionalmente. Nelle aree rurali invece l'indice sale, che ci dice che praticamente si sono andate ingrandendo di molto i due centri di Fagana e San Daniele, che sono nel nord, infatti vedete le macchie rosse, e mentre sono appunto comparse questi piccoli nuclei urbani, che poi sono appunto un po' sintomo anche di sprawl, perché compaiono questi piccoli nuclei lungo la viabilità, che vanno quindi a fondamentalmente creare questa disomogeneità nella dimensione delle aree urbane. Io ho finito perché non illustro la parte delle aree agricole. Ecco, quindi per concludere, no, cosa ci dicono gli indici? Che nell'area udinese praticamente ci sono stati dei maggiori incrementi, ma come ampliamento delle aree esistenti, come comparsa di nuovi nuclei vicino e anche tra le aree esistenti, perché fondamentalmente appunto il valore dell'indice della distanza media e dell'idea ci dice questo, aumentando quindi la complessità della struttura territoriale, pensiamo che in una zona periurbana. E la crescita ha, diciamo, interessato soprattutto i centri urbani di Corona rispetto a Udine, quindi questo lo vediamo dal fatto che diminuisce la variabilità nella dimensione dell'area, che in parte si sono saldati anche al centro urbano. E nell'area San Danielese invece ci sono degli incrementi delle aree urbane più contenuti, che in parte appunto si distribuiscono sia appunto sulla l'area urbana più grande, che era quella di San Daniele, che infatti aumenta l'indice LP, sia appunto sulle aree urbane preesistenti, ma in parte appunto anche su nuove aree urbane, in quanto aumenta la densità delle patch. Alcuni nuovi nuclei nascono isolati, come si è visto, e questo appunto rispetto ai preesistenti, in modo appunto come isole lungo la viabilità. E quindi diciamo che la crescita in dimensione ha interessato e si è concentrata soprattutto sui centri più grandi, e in modo che nell'area, in quest'area urbana, in pratica abbiamo un ingrossamento di un paio di centri urbani e poi altri centri che rimangono molto, molto piccoli. Ecco. Quindi diciamo che fondamentalmente l'uso di questi indici può consentire di caratterizzare un po' i cambiamenti della struttura delle aree urbane. E con questo io avrei finito. Grazie Elisabetta Peccoli. Sarebbero alcune interessanti notazioni che mi sono da fare su queste letture morfologiche di carattere del consumo di suolo rispetto a questi due casi implementati nella provincia di Udine e nell'ambito campano. Certamente due cose mi sembra importante sottolineare: la diffusione, no, di questa pressione, diffusione abitativa sui centri minori. Questo è un fenomeno che si legge un po' ovunque per varie ragioni, un po' perché in questi ultimi anni le condizioni di accesso al mercato nei grandi centri urbani, mercato edilizio, sono state sempre più difficili per tante fasce di popolazione che sono uscite dalla prima, dalla seconda cintura, delle aree urbane principali, sono andate a cercare case in contesti con maggiore qualità abitativa e con condizioni anche di accesso al mercato più conveniente. Dall'altra, il disaccoppiamento con le dinamiche demografiche che si segnalava, che anche in questo caso vale un po' come tendenza nazionale, dove abbiamo avuto un aumento della popolazione nell'ultimo comunque decennio censurario, dal 2002 al 2011, di quasi 3 milioni di abitanti e quasi 3 milioni di famiglie, ma sostanzialmente tutte legate a fenomeni di immigrazione, quindi popolazioni che avrebbero avuto bisogno di avere delle abitazioni di tipo sociale, alle quali invece la condizione edilizia ha risposto prevalentemente attraverso quella tipologia abitativa a bassa densità che è stata causa principale dello sprawl. Se prendiamo a caso dal 2005 al 2010 le dinamiche di permessi di costruire quelle delle abitazioni residenziali, vediamo che sono per più della metà destinate proprio alle abitazioni monofamiliari. Questo dice lunga come appunto il consumo di suolo si è generato anche in contraddizione rispetto ai caratteri sociali dei trend demografici.
La prossima presentazione è la valutazione dei servizi ecosistemici forniti dal suolo per la pianificazione del territorio, un paper con molti autori: Costanza Carzolai, Fabrizio Ungaro del CNR, Anna Maria Campeone della provincia di Reggio Emilia, Nicola Filippi, Maria Germani, Francesco Marcelli, Nazaria Marchi, Francesca Staffilani e Paola Zarotto della regione Emilia Romagna. Grazie, quindi diciamo io passerei a parlare, a mettere un'altra sedola a questa costruzione di oggi, passando a parlare da quanto e dove, come si costruisce a cosa si consuma e dove, quando si costruisce. Abbiamo parlato stamani di servizi ecosistemici del suolo, quindi è solo per dire che il suolo esplica delle funzioni, queste funzioni sono il risultato di processi, questi processi a loro volta derivano dalle caratteristiche del suolo considerato come capitale naturale, in un'ottica antropocentrica. Queste funzioni servono, sono alla base di alcuni servizi ecosistemici che sono stati raccontati stamani e che danno dei servizi in termini di benefici alla cittadinanza, alla popolazione, al bene comune, in un determinato ambito, un determinato controllo esterno, quindi in determinata situazione climatica, di gestione, politico, sociale, eccetera. Quindi noi ci occupiamo di suolo, ci occupiamo delle sue funzioni. Le funzioni del suolo, abbiamo visto, sono tante, sono molteplici, ma questa molteplicità di funzioni, a questa corrisponde una molteplicità di percezione del suolo. Quindi diverse discipline, diversi utilizzatori hanno una percezione diversa del suolo e anche delle aspettative nei confronti del suolo. Questo è un processo di pianificazione, ovviamente genera conflitti, ovviamente no, può generare conflitti, sicuramente genera contraddizioni. Quindi il consumo del suolo in realtà è una delle funzioni del suolo, che è quella di supportare le infrastrutture umane, le attività umane, però nel caso del consumo di suolo in termini di edificazione si perdono praticamente quasi tutte le altre funzioni. Questa è una cosa che dobbiamo tenere presente quando si parla di suolo. Allora, noi cosa proponiamo? Noi proponiamo di arrivare un po' a quagliare intorno a queste funzioni del suolo, quantificarle in qualche modo, con l'intento di dare il nostro contributo al processo di alimentatore. Quindi noi abbiamo stimato, abbiamo definito alcune funzioni del suolo che sono alla base dei servizi ecosistemici, tipo la produzione, la biomassa del cibo, la capacità depurativa, l'influenza sul microclima, la riserva di acqua, l'infiltrazione di acqua profonda, serbatoio acquale e potenziale di carbonio, supporto alle infrastrutture, come nel caso delle costruzioni, e un punto di biodiversità. A questo punto bisogna definire gli indicatori. Abbiamo tentato di definire gli indicatori basati sui dati a disposizione. Cioè noi conosciamo i suoli, siamo pedologi, un urbanista del nostro gruppo, e dobbiamo anche renderli fruibili su una carta, su delle tabelle, al pianificatore serve vedere anche cosa, dove e come. E quindi abbiamo normalizzato da 0 a 1 questi indicatori, ponendo 1 il massimo della zona di riferimento, 0 il minimo della zona di riferimento, cioè un suolo, una patata di suolo che ha 0 per produttività, per l'Emilia Romagna questo non succede, ma insomma avesse 0 di produttività non significa che è un deserto, ma significa che è la minima risposta in termini produttivi di massa in quella data, in quella zona. E quindi abbiamo provato anche a vedere che impatto ha il consumo del suolo. L'area di studio è pianura di Ara Romagnola, che è una zona più ricca in termini di produzione, anche una zona dove sussistono molti conflitti, perché è una zona in cui c'è l'attività industriale e infrastrutturale. La pianura di Reggio Emilia è la nostra area di studio, questa al centro, è una, la nostra area di studio diciamo, più ristretta, e all'interno di questa, circa 1000 km quadrati, all'interno di questa l'unione dei comuni del Comune di Reggiano, cioè queste aggregazioni di comuni che ora sono diciamo, in implementazione, di circa 185 km quadrati. L'urbanizzazione della provincia di Reggio Emilia, analogamente a quanto abbiamo visto nelle presentazioni sia stamani, sia nella prima parte sia nella seconda parte,
ha visto un enorme incremento dal 1976 al 2008, soprattutto nel periodo del 76-94 di edificato, e analogamente a quanto abbiamo visto e sentito finora, un disaccoppiamento rispetto alla crescita della popolazione, per cui c'è un'enorme quantità di edificato in più rispetto alle esigenze della popolazione, senza entrare poi nel merito della tipologia di popolazione che è molto importante. Dati abbiamo usato sono dati meteorologici del servizio dei suoli della regione Emilia Romagna, che è un servizio più ricco di informazioni in questo senso, e l'abbiamo trattato a due livelli di scala, un livello di scala dell'intera pianura reggiana, in cui abbiamo utilizzato un approccio di tipo più spettiva, una scala di ventaglio, spettivo scattadino, una scala di ventaglio minore, quindi con i dati delle caratteristiche del suolo spazializzati con procedura geostatistica, lavorando su quadrati di un chilometro quadrato, e una parte invece, la parte più piccola dei comuni, proprio basata sulla carta pedologica, una cinquantina. Nel primo caso abbiamo usato dei dati interpolati statisticamente, nel secondo caso abbiamo usato il supporto geografico, sono le singole delineazioni, i singoli poligoni con le sue informazioni pedologiche. Quindi sono gli stessi dati ma trattati in maniera diversa a livello di scala diversa. L'urbanizzazione anche, cioè la quantificazione di urbanizzazione, che a noi serve non tanto per studiare il fenomeno quanto per vedere gli impatti, è stata studiata a diversi livelli di dettaglio. Nel caso della pianura emiliana, poi tutta la pianura padana, è stato per ogni quadrato di un chilometro è stata stimata, sulla base della carta di misura del suolo, la soluzione a 100 metri, credo, è stata stimata la percentuale di urbanizzato da 0 a 1. Nel secondo caso, cioè nella caso dell'unione dei comuni, nell'area più piccola è stato usato un database molto più dettagliato con risoluzione, cioè la carta tecnica regionale, però molto dettagliata, in cui specifica anche i diversi tipi, quindi le abitate, le abilità, verde, acque, edifici di occupazione del suolo. In questo secondo caso i diversi tipi di consumo o sigillamento è stato quantificato il livello di sigillamento, cioè verificato con il giardinetto sigilla meno di un piazzale. Le cave sigillano poco perché ci sono proprio infrastrutture e alcune funzioni del suolo sono assicurate per le infiltrazioni, mentre la parte di produzione è presente completamente diversa. Quindi abbiamo sia quantificato diversamente il livello di sigillamento, sia adoperato questi livelli di sigillamento in maniera diversa a seconda dei indici che stimavamo. Risultati, le cose che vorrei puntualizzare sono che i suoli diversi svolgono diversamente funzioni diverse in luoghi diversi. Quindi questo è importante perché non è tutto solo. L'impatto del consumo di suolo sul funzionamento del sistema suolo, sui servizi del solese e quindi una breve cenno sulla realizzazione. Allora, questa è la pianura di Reggio Emilia, quindi abbiamo quattro funzioni del suolo che sono l'infiltrazione dell'acqua, lo stoccaggio dell'acqua, la capacità di curazione dell'acqua, la capacità produttiva da 0 a 1, cioè dal blu al rosso, il blu è meno, di più, per la pianura reggiana. La pianura reggiana, in questa carta qui, vedete che qua c'è una carta dei pedopaesaggi in cui con diversi colori vengono identificati pedopaesaggi diversi, la piana Meandre, le zone di Calde, le zone di Dosso, le zone di Margine, Appennino, così. Ecco, questi, per esempio, prendiamo la produttività per questa riga arancione, la produttività è diversa, ha dei valori diversi nelle diverse unità di paesaggio. Lo stesso in infiltrazione, lo stesso in capacità decorativa. Cioè, ogni suolo fornisce in maniera diversa gli stessi e diversi servizi, in zone diverse, come vediamo. Questo lo possiamo fare in questo giardino anche a livello della zona più dettagliata. In questo caso, appunto, per questa unità rossa qui, abbiamo considerato tutti
formazione meteorologica che avevamo e abbiamo calcolato anche qui gli indici. Vediamo in questo caso che suoli diversi, per esempio un suolo molto argilloso, un suolo invece più franco, un suolo vari diversi suoli che corrispondono a situazioni diverse svolgono diversi servizi, per cui uno è molto produttivo, però magari è, ha meno capacità di stoccaggio dell'acqua, un altro infiltra molto acqua, però, però ne trattiene poca, perché questo è. Quindi queste, diciamo, stelline, questi grafici radar ci danno immediatamente un'idea, suolo per suolo, del suo comportamento. Queste carte ci dicono dove io mi posso aspettare da 0 a 1 suoli con un comportamento migliore, tra virgolette, o peggiore rispetto alla fertilità, allo stoccaggio di acqua, alla regolazione dell'acqua, alle influenze sul microclima, alla biodiversità, alla potenzialità di stoccare carbone. Il consumo del suolo naturalmente impatta su queste funzioni. Nel 76 avevamo questa situazione, nel 2008 abbiamo questa situazione. La stessa capacità di infiltrazione di acqua e la stessa è diminuita parecchio nel 2008. Quanto è diminuita lo vediamo da questi grafici. Con la riga rossa c'è com'era la produttività nel 1976. Con la riga blu vediamo com'è invece adesso nel 2008. Parimenti qua abbiamo l'incremento di urbanizzazione che non ha interessato ugualmente tutte le regioni. Questo, la stessa cosa può essere fatta a livello di comune, per cui il suolo nudo non abbiamo situazione al 76, la vediamo solo sul 2008, il suolo nudo avrebbe prodotto in questo modo, avrebbe avuto questo tipo di comportamento. Una volta urbanizzato, al 2008 abbiamo dei cali differenti perché appunto il sigillamento, il consumo impatta in maniera diversa su diversi indici. Comunque abbiamo una riduzione di tutti questi. I due metodi sono paragonabili, nel senso che hanno risposte simili, quindi la scala, diciamo, viene mantenuta la robustezza del metodo alla scala e comunque. E concludo, è stato detto che c'è necessità di normativa sul consumo dentro il suolo zero, quindi speriamo che vada avanti e abbiamo detto che va data priorità di uso, la rinnovo, la pianificazione urbana e territoriale. Nel caso di nuova occupazione di suoli è estremamente importante che azioni eventuali di compensazione considerino le diverse prestazioni ecosistemiche dei suoli. Bisogna conoscere il fenomeno, quindi accanto ai pensamenti, ai patrimoni, all'osservatorio del consumo del suolo, bisogna affiancare un osservatorio del portale del suolo. Bisogna tenere conto del bilancio alimentare locale, cioè del problema del fabbisogno alimentare, agendo sulle aree urbanistiche, sulle aree fiscali, come è stato detto oggi, abbiamo segnalato, per esempio, l'aumento degli urbanistici, limitare diciamo, solo le funzioni conformative. Quello che è il nostro metodo ci permette di valutare il rischio dei pezzi servizi e di compararlo con quelli che sono i benefici di una nuova urbanizzazione. Se c'è bisogno di urbanizzare, si urbanizza, ma abbiamo ben chiaro cos'è che si vede e come si può valorizzare quello che resta. Quindi noi, diciamo, la nostra proposta per dare un sistema di valutazione sintetico di questi benefici di servizi ecosistemici, da noi a tutti in Emilia Romagna, grazie anche alla nuova realtà, ha funzionato, può essere un'idea. Grazie. Grazie, grazie veramente molto per questo finanziamento. Credo che si sia toccato un punto cruciale proprio per dare un nuovo senso anche alla pianificazione urbanistica, che si possa basare su degli riferimenti oggettivi di lettura della qualità dei suoli. Credo che una strada in questo senso possa anche aprirsi per rivedere la VAS rispetto a un utilizzo più efficace e utile rispetto a quanto è stato fatto in questi anni, almeno su tre campi per condizionare la pianificazione urbanistica, che poi evidentemente rimane nel campo delle scelte e delle responsabilità amministrative e tecniche. Tre temi: valutare attraverso questo supporto conoscitivo qualitativo l'ammissibilità delle proposte che vengono presentate di urbanizzazione
una logica anche concorrenziale, compensando poi gli impatti in maniera misurata, in maniera oggettiva rispetto a una lettura preliminare del valore dei suoli e dei servizi ecosistemici, e poi infine, come è stato anche detto, poter modulare efficacemente anche la tassazione laddove si va ad interessare suoli di elevato valore, di elevata capacità ecosistemica, allora la tassazione può essere più pesante, più incisiva, poi per finalizzare ovviamente a azioni di carattere ecologico ambientale. Chiamo l'ultimo relatore di questa sessione, che è molto interessante, a mio parere, Emanuele Gatta, del Politecnico di Milano. Proposte per una riforma degli spazi periurbani, trasferimento dei diritti edificatori e la rigenerazione dei suoli dopo la crescita. Grazie, buongiorno. Allora, una piccola premessa: il mio contributo si discosta dai precedenti per due ragioni. Innanzitutto perché è un contributo che parla di urbanistica, sono urbanista, con piccoli accenni ad aspetti di carattere tecnico, che passerei molto velocemente oggi. E l'altra questione, io non mi sono occupato di rilevamento e misurazione perché tanto sono un tema di cui non ho grandi competenze, però invece ho provare a mettere in tensione le due parole che io ho riconosciuto all'interno del sottotitolo, per cui il tema delle politiche, vi parlerò di un aspetto particolare di una politica urbanistica che potrebbe essere utilizzata per, tornando al titolo principale, per recuperare terreno. Per cui all'interno del mio contributo, che è prevalentemente scritto, la presentazione invece è molto visiva, presenta con immagini, provo a raccontare che cosa si potrebbe fare oggi a partire da un territorio più preciso, un territorio in cui il consumo di suolo è stata la caratteristica principale. Quel territorio, quella che ho definito una tracotante figura territoriale, quella grande conurbazione multicentrica che noi oggi riconosciamo sulle spalle o sulla testa della grande metropoli, su Milano, che qua trovate in queste immagini degli anni 90, per cui una figura territoriale che varie ricerche hanno identificato e scritto, già forse a partire dagli anni 60, il progetto 80, il lavoro degli anni 80, molte ricerche che negli anni 90 sono tornate a parlare di Milano, di regione urbana milanese, una conurbazione in cui si possono riconoscere differenti cicli di urbanizzazione, per cui il consumo di suolo all'interno di questo territorio ha assunto differenti connotati. Connotati che vuol dire i differenti materiali urbani che si sono depositati sono riconducibili ad almeno tre stagioni. Materiali molto ordinari, pannoni, vetri, strade, infrastrutture, servizi, e che oggi rappresentano sicuramente un assioma all'interno di questo territorio in cui il consumo di suolo è un problema. Per cui la mia riflessione parte da questa parte della Lombardia, con l'idea di identificare alcune azioni che potrebbero essere estese ad altri territori ad alta urbanizzazione. In realtà, osservando questo territorio, la cosa che vi segnalate con queste due parole, forse obsolete, cose non ci dico nulla, è evidente la vittoria della città sulla campagna, sugli spazi aperti. Queste immagini qui, in realtà, ho elaborato però, diciamo, per questa presentazione, ottenute soprattutto attraverso questa importante banca dati che è stata già evidenziata, che è il uso. In queste immagini ho provato, la prima era un'immagine molto urbanocentrica, era la città in pieno, in questo caso ho provato a spegnere il problema e a evidenziare quello che è in realtà lo spazio geografico su cui ho costruito questa mia riflessione, ossia gli spazi aperti. Se osservo il nome Milano, faccio un salto di scala in avanti, mi accorgo che in alcune parti della regione urbana milanese gli spazi aperti hanno ancora una fisionomia unitaria, riconosco forse un sistema. In altri spazi io intendo dentro, diciamo nel cuore di questa, della famosa foglia della Brianza, mi accorgo di un altro fatto che rappresenta un primo problema, che è infatti che raccontate questa immagine, per cui dentro la foglia della Brianza gli spazi aperti hanno subito un processo radicale di riduzione, di frantumazione, per cui all'interno di questa figura territoriale io riconosco una sorta di arcipelago fatto di ampie radure, che lo dico anche in termini negativi, qui è difficile parlare di sistema in un territorio in cui gli spazi aperti oggi hanno un po' questa forma. Se poi faccio un passo in avanti, vado a quello che è il cuore della mia riflessione, per cui dentro queste grandi radure che hanno questi bordi frantumati, frastagliati, riconosco questo paesaggio di recinti. Cosa sono i recinti? Ho detto una metafora. Sono quegli spazi che qua vedete, questo pulviscolo insediativo fatto da edifici o addensamenti di edifici che nei decenni si sono sedimentati in maniera discontinua, una sorta di diffusione a maglia larga. Materiali molto diversi che mi hanno consentito anche di ricostruire una sorta di piccola tassonomia che ho ottenuto osservando quella che a mio avviso è una delle più importanti radure della Brianza,
composta da circa 5 comuni con una superficie smisurata. In realtà parliamo della Radura, che ha una dimensione intercomunale, sta fuori dai margini urbani. All'interno di questo territorio io ho conosciuto una tassonomia che è fatta da 6 recinti esistenti più uno, che in realtà nel mio contributo è inserito all'interno di una nota di 3 pagine, che in questo caso invece ho voluto evidenziare. Cosa sono questi recinti? Sono degli spazi in cui è avvenuta una perimetrazione e una trasformazione, a volte parzialmente reversibile, in alcuni casi invece completamente irreversibile. Per cui andiamo a casi molto elementari in cui riconosco una debole recinzione, per cui uno spazio agricolo recintato, che rappresenta per il paesaggio di Canzone un po' un'anomalia, fino a casi in cui invece osservo piccoli spazi organizzati, piattaforme che in realtà sono luoghi, sono depositi a cielo aperto, fino ad arrivare a recinti in cui invece l'edificazione la fa la padrona, per cui luoghi in cui riconosco edifici residenziali, spazi produttivi e spazi agricoli. Sono recinti molto diversi tra di loro, per cui la composizione, la morfologia di questi luoghi è molto diversa. Va da situazioni in cui il tasso di edificazione è riconoscibile da alcuni grandi. E sicuramente c'è, e lì c'è un altro problema, sono luoghi che risentono di una crisi. Quindi il ciclo di vita di questi recinti in alcuni casi è giunto a suo compimento. Per cui parliamo di spazi della contrazione, come si parlava di frequency. Sono spazi invece in cui stanno avvenendo fenomeni di sottoutilizzo o di forse futuro inutilizzo. C'è una settima categoria, quelli che ho identificato con l'espressione dei recinti potenziali. Che cosa sono? Sono le previsioni già incluse dentro i piani urbanistici. E sappiamo che in Lombardia il nuovo consumo di suolo è già deciso. L'INO, lo studio sul consumo del suolo, già lo ha annunciato qualche mese fa. Per cui riconosciamo questi che potrebbero essere dei nuovi recinti. Per cui questo paesaggio dei recinti si estenderà nei prossimi anni. Qui vediamo alcune immagini, cosa vuol dire un recinto, vuol dire situazioni di questo tipo. Parliamo di un paesaggio ordinario. Ordinario, il paesaggio che ogni giorno riconosciamo nel nostro viaggiare lungo le principali infrastrutture. Qual è l'obiettivo? L'obiettivo, un po' ambizioso, è quello di provare a identificare o esplicitare alcuni dispositivi di tipo tecnico-giuridico, in realtà questioni che già sono incorporate in alcune leggi regionali o in alcune esperienze comunali, che hanno uno scopo molto banale, provare a rimuovere questi recinti, soprattutto quelli già giunti a una conclusione logica di vita. Attraverso una cosa che ovviamente l'ho descritta come provocazione, provando a mettere in moto una sorta di processo di ritrazione controllata. Dove non parliamo di situazioni di grandi piastre, di questo pulvisco che caratterizza la Brianza come altre parti della regione Lombardia, soprattutto in prossimità di quei territori molto, molto urbanizzati. Qual è la leva, ovviamente, dell'urbanista? Io propongo una leva urbanistica, cioè una fase in cui i comuni non hanno disponibilità economica, non esistono fondi, potrebbero essere utilizzati, ho provato a mettere in moto un argomento, una questione di carattere tecnico che già è nota all'urbanistica, ossia il trasferimento dei diritti edificatori, che diventerebbero dal punto di vista quello strumento utile per spostare fisicamente, in realtà uno spostamento virtuale, che vuol dire chiedere al proprietario attraverso un'operazione di tipo volontaristico di rimuovere questi recinti, di naturalizzare questi luoghi e cosa li riconosco in cambio. Una volumetria ovviamente dimensionata secondo i differenti obiettivi che io voglio garantire. Il primo è quello di compensare la perdita del bene, perdo un volume. Seconda cosa è compensare i costi di demolizione. Quando parlo di recinti molto edificati ovviamente rappresentano una problematica significativa. Bonificare quelle situazioni in cui ci sia una compromissione del suolo e l'altra cosa, qualora vi fosse la necessità, cedere al comune la proprietà di questo suolo. Per cui in pratica io attiverei due istituti che già gli urbanisti conoscono, noi da diversi anni riflettiamo su questo tema dei diritti edificatori, grazie ad alcune esperienze straniere, grazie anche ad alcuni istituti che alcune leggi regionali hanno introdotto, per esempio la perequazione, la compensazione urbanistica e la premialità. Il fatto che questi dispositivi tecnico-giuridici attivano l'istituto della compensazione urbanistica e della premialità. In realtà, all'interno del mio contributo, provo a dire questa questione. Alcune leggi regionali, ad esempio la legge Emiliana del 2002, la legge Veneto del 2004 e la recente legge sul consumo di suolo, hanno provato a utilizzare un'azione simile a questa, diciamo, mobilitando questo concetto dell'opera in congruo.